Carriera allenatore Borgoromito. Questo è il calendario delle partite che andremo a giocare in questo episodio. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Chat giocatore. Il giocatore ringrazia il mister per averlo inserito nella rosa della prima squadra. Giocatore premiato come miglior giocatore del mese. Grazie a tutti per essere qui oggi. Direi di cominciare. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Grazie a tutti. Vediamo con quali formazioni le squadre scenderanno in campo. Si rinnova l'appuntamento con il Grande Calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Incontro dei significati altissimi tra Sporting e Genoa. Ben detto Piero, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Ecco l'11 di partenza scelto dal tecnico dello Sporting. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, il 4-4-2, le linee da 4 per difesa e centrocampo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Il tecnico del Genoa ha optato per questo 11 di partenza, lo vediamo. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Si comincia! Alza la parabola per sorprendere la difesa.
Gioco fermo per offside, ha vanificato una buona idea. Sì Pier, l'idea era buona, doveva fare più attenzione e rimanere in linea con i difensori. Può colpire da lì. Cross sul palo più lontano. Colpo di testa che termina di poco sul fondo, quella deviazione dei legni. Non ha inquadrato la porta per un soffio. Cerca la profondità qui. 1-0, trovano il gol subito. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Pallone che è terminato sul fondo, cross sprecato. Ecco il gol del vantaggio che ci viene mostrato anche da un'altra angolazione con questo replay. Si affaccia allo Sporting. Tenta l'imbucata. Il portiere si tuffa e dice di no. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. È che quando è in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Traversone in area. Girata di testa che non crea problemi al portiere. Anche difficile pensare di segnarli in questo modo, Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Occhio al corner. Deviazione aerea che non ha inquadrato davvero di poco il bersaglio. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, ma stanno giocando sotto ritmo ed è per questo che il risultato li vede costretti a rincorrere. Questo perché? Attenzione, possono far gol qui, Il portiere dice di no. Brutto disimpegno, attenzione. Caicedo la prende bene e c'è la rete che rende ancora più significativa la distanza tra le due squadre. Rivediamola, la parte finale dell'azione che ha portato al gol. E come vediamo ha freddato il portiere con questa conclusione da distanza davvero ravvicinata. Allenatore che non fa nulla per nascondere la sua frustrazione. Non vorrei essere nei panni dei suoi giocatori. Arriva la sostituzione. Corner in area. Non riescono a spazzarla, non è finita. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Ci hanno provato, oggi però hanno sbattuto contro una squadra, ragazzi, in grande spolvero. Risultato che non racconta fino in fondo la differenza che si è vista in campo. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere certi livelli. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra. Andiamo a vedere i dati della partita e i migliori in campo. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
liberiamo il mister. È tutto, grazie. Andiamo a vedere insieme i risultati delle partite e la classifica del campionato. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. La squadra è alla caccia della vittoria che non arriva ormai da diverse giornate. Continua il momento difficile per questo giocatore. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumentano i decibel sulle tribune. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Si gioca tra Sampdoria e Sporting. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Julian Chabot con il numero 3, Tommaso Augello. Samp che inizia il match con questi 11. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, il 4-4-2, le linee da 4 per difesa a centrocampo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Ecco l'11 di partenza scelto dal tecnico dello Sporting. Grazie per essere qui. Un classico 4-4-2, quello con cui si schierano in campo, modulo che ricalca quello adottato dagli avversari. Giocheranno insomma a specchio, Lele. A mio avviso, Pier, è la scelta migliore per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Un assetto che garantisce sia la giusta spinta che una valida copertura. Si comincia dunque con la Samp che gestisce il primo possesso. Occhio al pallone in mezzo. Da cancellare in fretta questo tentativo di testa, non era facile segnare da lì con l'uomo addosso. Ha provato a prendere il tempo e girare verso la porta, ne è uscita fuori una conclusione completamente sballata. Occhio a Quagliarella, è solo Quagliarella, dice di no con una super parata. Gran palla qui per il compagno. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata, intervento di puro istinto. Occhio al traversone. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Si supera qui il portiere. Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palla è eloquente. Nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Occhio al volo! Super qui il portiere! Conclusione di testa e palla alta di poco sopra la traversa. Ci è andato vicino qui, l'alzata solo un po' troppo. Sampdoria che prova a farsi minacciosa. Occhio al pallone per il possibile vantaggio!
Incredibile, traversa, non è finita. Tentativo di traversone. Portiere fantastico su questo colpo di testa. Corner battuto in mezzo. Colpo di testa che non inquadra lo specchio, è determinante qui il contributo del difensore. E si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45. Il match di oggi per lui in salita non sta rendendo come al suo solito e la squadra ne risente. Poco presente nella tre quarti avversaria, in quella zona che si fa male ai difensori, che infatti hanno vita facile con lui. Ha provato ad abbassarsi a centrocampo per toccare più palloni. Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Cerca l'imbucata per il compagno, si avventa sul pallone, vediamo come lo gestisce. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno, aveva tutto da perdere. Occhio al tocco in mezzo, non granché qui l'intervento del difensore. Ha cercato la soluzione più difficile, palla che non ha inquadrato lo specchio. Non ci ha pensato due volte, se fosse entrato ora staremmo qui a parlare di gol straordinario. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EA TV con questo match che promette spettacolo. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attende una partita giocata a viso aperto, con tanto occasione da rete da una parte e dall'altra. Occhio al cross. Caputo! Ci sono metri per andare. De Luca! Buon tentativo, ha esagerato leggermente con la mira, palla fuori di poco. A sua parziale discolpa va detto che era pressato e questo lo ha costretto ad affrettare la conclusione. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Si riversa in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. La risposta in tuffo di Audero. Vogliono il gol del vantaggio, arrivano i saltatori, è un corner interessante. Cambio tattico, cerca l'episodio giusto per risolvere la gara. Dentro con il numero 23, Manolo Gabbiadini. Occhio al corner, pallone un po' troppo molle. Ekdal, azione insistita della Samp. Grappa, Gabbiadini! E c'è il gol che cambia tutto, sono avanti adesso a poco dal termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. E possiamo rivedere il gol. Difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. L'allenatore non può essere soddisfatto del risultato e si nota. Gara che va in archivio con la sconfitta per la formazione ospite. Hanno staccato la spina prima del tempo. Questo gol è arrivato a pochi minuti dalla fine e ha rovinato loro i piani di portare a casa un risultato positivo. Grande contributo, prestazione di sostanza, può tornare a casa davvero soddisfatto. E senza dubbio l'eroe del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla propria squadra a pochi minuti dalla fine. Dati della partita e valutazioni giocatori. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni.
abbiamo finito. Grazie del suo tempo. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica del campionato. Andiamo a vedere in grafica chi sono i migliori marcatori e chi ha fatto più assist. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. Squadra fuori forma. L'allenatore deve allentare la pressione sulla sua squadra, finita nelle critiche dopo le ultime prestazioni. Chat giocatore. Il giocatore chiede un colloquio con l'allenatore. Queste sono le statistiche della squadra. Vediamo le presenze, i gol realizzati, gli assist effettuati, i cartellini ricevuti e infine la media voto dei giocatori.